Quante ore dormono i leader? E a noi? Cosa conviene fare? Allora, ci sono esempi di grandi imprenditori, uomini d'affari, che dichiarano con vanto di dormire pochissime ore ogni 24. Da Berlusconi, che dice di dormire 3 ore a notte, a Trump, stessa durata, a Obama, che invece dorme ben 5 ore a notte. Si chiamano la sleepless elite e sono molto gettonati in un mondo in cui il sonno viene spesso visto come una semplice perdita di tempo. In effetti, molti leader conosciuti sembrano dormire entro il range delle 5-7 ore. Ad esempio Elon Musk, 5 ore a notte, Tim Cook, 7 ore a notte, Richard Branson, 6 ore a notte, Jeff Bezos, 7 ore. Ma siamo sicuri che questa sia veramente la strada più efficiente? Beh, studi scientifici sembrano dimostrare il contrario. Infatti sembra che il ritmo di sonno corretto per le massime performance dovrebbe attestarsi intorno alle 7-8 ore per giornata e non 5-7 ore. Quello che emerge infatti è che chi dorme meno in modo consistente rischia di avere problemi di salute nel lungo periodo. Un esempio è Margaret Thatcher, famosa per dormire 4-5 ore a notte, ma che poi ha avuto problemi di Alzheimer in giovane età. E non a caso l'Alzheimer sembra sia una di quelle malattie collegate proprio alla privazione del sonno. Dunque, va bene tirare per brevi periodi, magari anche di qualche mese, magari anche qualche anno. Ma visto che anche la salute è importante, vale la pena chiedersi quale sia il miglior compromesso tra produttività e salute. Beh, devi sapere che ci sono diversi studi interessanti su questo punto. Ad esempio, ce n'è uno della Stanford University condotto su un gruppo di giocatori di basket. Nello studio hanno provato a farli dormire una quantità variabile di ore per poi misurare la loro efficacia nei tiri da 3 punti. Quindi li hanno fatti dormire prima 6 ore a notte e poi 8 ore e hanno misurato le loro performance nel tiro. Il risultato è stato che chi di loro aveva dormito 8 ore aveva ridotto la sua velocità di tiro di 0,7 secondi in media e segnava in media 9 tiri da 3 punti in più rispetto al totale. Ora, questi sono dati interessanti, ma questa non è l'unica evidenza che la quantità del sonno abbia un peso sulla produttività. Ad esempio, ha fatto abbastanza scalpore qualche anno fa quando l'azienda Huffington Post a New York ha creato delle stanze dove i dipendenti potevano fare dei brevi pisolini a metà giornata. Tuttavia, dopo lo scetticismo iniziale, la stanza del pisolino è sempre andata in overbooking. E in seguito altre grandi aziende come la Nike e Zappos hanno iniziato ad utilizzare la stessa strategia. E il motivo per cui lo fanno è semplice. È dimostrato, e questo è stato anche uno studio pubblicato sulla rivista Nature, che riposare nel periodo diurno circa 30 minuti al giorno può aumentare drasticamente la produttività personale. E ti dirò, al di là di studi e ricerche scientifiche, questa è anche la mia esperienza personale. Io tendo a dormire quando è possibile tra le 7 e le 8 ore, ma in qualsiasi caso, se durante il giorno vado a corto di energia, ho un mio personale rituale che è a metà tra l'autoipnosi e la meditazione, dove in 22 minuti esatti ricarico completamente la mente. E in seguito, credimi perché proprio lo riscontro nella mia vita quotidiana, ho altre 3-4 ore di piena autonomia mentale alla massima potenza. Pensa che questa è una pratica che ho trovato talmente efficace che ho già iniziato ad insegnarla a qualcuno in ufficio a corsi.it e credo che presto anch'io inserirò una stanza per il pisolino stile Nike. Dunque, suggerisco anche a te di provare a seguire il ritmo sulla carta almeno più efficiente, quindi quello di 7-8 ore di sonno, e in qualsiasi caso di prendere all'occorrenza un breve pisolino durante il giorno, purché non sia superiore ai 30 minuti. Infatti, occhio, perché se è vero che è dimostrato che la produttività aumenta con un piccolo pisolino di 30 minuti, è altrettanto vero che gli stessi studi hanno dimostrato che la produttività invece decade se il pisolino raggiunge i 60 minuti nel periodo diurno. Come dire, va bene a riposarsi, ma senza esagerare. Prova e fammi sapere. Alla prossima, da J.L. Marshall.